Il campus dell'ONU al Valentino sul Po ha aperto le porte al pubblico, iniziativa arrivata alla terza edizione per far conoscere gli importanti organismi delle Nazioni Unite che hanno sede nel capoluogo piemontese. È incuriosito da questa struttura che ci si passa sempre davanti ma non si sa cosa c'è dentro, quindi era un'occasione per scoprirlo. Penso che questo campus rappresenti per la nostra città una possibilità per passare il messaggio di pace che noi creiamo con l'ONU al mondo e alle generazioni future. Sono una studente di studi internazionali, quindi mi interessa l'organizzazione. Non è che il professore l'ha obbligata a venire. Assolutamente no, sono io che sono interessata. Andare all'ONU come alla Mole o al Museo Egizio. Torino scopre di ospitare pezzi fondamentali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, come l'ILO che fa formazione per i lavori di tutto il mondo, o l'UNSSC per i manager dell'economia mondiale, o l'UNICRI che cerca le informazioni e la prevenzione contro il crimine internazionale. Questo è un piccolo angolo di paradiso, come dovrebbe essere l'università. Poi io ieri sono stato nominato patrimonio dell'umanità, quindi non potevo non venire. E Torino scopre che questi pezzi di governo del mondo si aprono alla città, vogliono farne parte, persino chiamando giocatori simbolo del calcio cittadino. Riapriamo le porte a tutta Torino, Torino è importante per noi e noi possiamo dare qualcosa a Torino. Abbiamo molti programmi, tra cui anche alcuni in cui si tenta proprio di fare in modo che le Nazioni Unite non rimangano qualcosa di molto lontano.